In caso vuole chiederete cittadinanza, io e molti altri ce ne siamo occupati e abbiamo fatto la nostra proposta, che non è ancora stata discussa alla Camera, in quanto poi la nostra proposta è stata messa in rete. Abbiamo voluto dare molto tempo all'esame da parte degli attivisti, perché è una legge molto importante, secondo noi è la più importante. Attualmente sono arrivate 8.000 osservazioni, noi per ora ne abbiamo visto una piccola quantità, però la settimana prossima partirà il gruppo di lavoro, ci divideremo le osservazioni e valuteremo quali sono quelle più ripetitive, quelle che vengono ripetute più spesso, perché vuol dire che gli attivisti su quei punti vuol dire che ci tengono veramente. Parlavamo della misura. Mi sembra che la domanda sia riferita alla misura. Noi avevamo previsto 600 euro per il singolo, per la persona singola. 600 euro da inversamente proporzionale per gli appartenenti al nucleo familiare. Vuol dire che se il nucleo familiare composta da due o tre persone, il valore dei 600 euro diminuisce per tenere conto del fatto che vivendo insieme le esigenze personali e le esigenze economiche personali dovrebbero essere ridotte. Questo non lo sappiamo noi, lo stabilisce una scala di equivalenza, l'organismo LOCSE che ha stabilito una scala di equivalenza. Ci siamo reso conto però che forse questa misura può non essere adeguata per l'attuale costo della vita, noi siamo basati sul limite di povertà relativa. Non è detto che magari utilizzando le osservazioni, gli spunti che arrivano dalla rete, si possa alzare questo limite. Un'idea che è venuta a me, cercando di discutere con gli altri componenti del gruppo e magari chissà riuscire se c'è il tempo di proporla alla rete, potrebbe essere quella di una base minima, magari come abbiamo visto prima è indicata nel progetto di legge, pari a 600 euro e magari un di più per chi dovesse avere delle esigenze particolari, magari legate all'abitazione o legate a diverse situazioni personali ingenti, potrebbe essere una specie di tra virgolette, una specie di assicurazione integrativa che uno può percepire come un indennizzo maggiore rispetto ai 600 euro, però ho usato la parola indennizzo forse non è quello giusto, perché è un reddito di dignità, di cittadinanza, magari un qualcosa in più, che però magari questa persona, il beneficiario, potrebbe restituire del tempo, magari con il pagamento di una piccola quota, che potrebbe essere 20, 30, 40 euro al mese, per riuscire magari a ricevere nel momento del bisogno, perché stiamo parlando di questo, nel momento del bisogno, una cifra superiore a 600 euro, magari 800 o 1000, se si può la discutere, la valuteremo bene. Approfitto di questa sala per chiedervi, secondo voi 600 euro al mese sono poche o sono tante per una persona che ha attualmente difficoltà e non trova lavoro? Sulle mani per chi tenga che sia poco. Dipende dove vive. Sono tante persone. Quindi, posso dire una cosa? Scusate. Il mio parere. Secondo 600 sono pochi, ma io per far passare la legge mi accontenterei anche di 450. Cominciamo con una cifra. Cominciamo con una cifra. Comunque stiamo facendo il possibile per riuscire ad alzare la questione della cifra. Adesso comunque ne possiamo parlare. Comunque a me è questo. Se avete delle domande potete farle dopo, immaginate che i nostri portavoce possono venire l'intervento. Sentiamo le regole. Per chi ha letto la legge, ha trovato, almeno spero che abbia trovato, che la legge comunque è abbastanza completa, abbiamo parlato anche di reddito minimo di lavoro. La legge è ancora in discussione, sarà in discussione fino a fine gennaio, quindi tutti hanno la possibilità ancora di integrare o delle osservazioni o delle, dei suggerimenti o delle osservazioni. Io ho voluto fare questa domanda perché penso che sia un tema fondamentale, la misura economica e comunque secondo voi poi è fondamentale la misura economica in quanto siamo sicuri, ma non solo noi, anche molti economisti, che partendo dalla rete di cittadinanza si possono innescare quelle,
quel giro di liquidità per riuscire a far ripartire l'economia. Con più di soldi in tasca spesi può far ripartire l'economia. Nient'altro, comunque a breve vedrete la proposta rinnovata con le osservazioni che appunto sono state più ripetute e vedremo appunto se discuterla nuovamente oppure se andare alla Camera.